Nel mondo dell'auto è risaputo. I possessori di una Subaru sono tra i clienti più fedeli al loro marchio. Chi si abitua alla tenuta di strada e alle prestazioni del motore boxer difficilmente ci rinuncia. Purtroppo, anche su una tecnologia tanto sofisticata e affidabile, si addensano le nere nubi della transizione ecologica, fatto che costringe il marchio delle Pleiadi ad allinearsi con gli altri carmaker e a lanciare la sua prima vettura elettrica. Si chiama Solterra, la fusione tra le parole sole e terra, che dovrebbe rendere fieri noi italiani, e il suo obiettivo è mantenere, in un'auto che si ricarica alla spina, la sensazione di sentirsi a bordo di una classica Subaru. Per questo non rinuncia alla trazione integrale X-Mode, che con la nuova funzione Grip Control permette di marciare a velocità costante, stabilizzando la vettura anche su tracciati irregolari, ampliando quindi le capacità in off-road. Ne ha la sicurezza, un fiore all'occhiello della casa giapponese. Con Safety Sense alza l'asticella degli standard di sicurezza e rappresenta un passo importante verso il sogno Subaru di un futuro senza incidenti. Tra i sensori più innovativi, il radar che rileva veicoli o biciclette in avvicinamento da dietro, la telecamera che in retromarcia segnala i pedoni e frena nel caso in cui ravvisi il rischio di un contatto. Ma il baricentro basso e la bilanciata divisione dei pesi avanti e dietro, chiederete voi telespettatori, che fine hanno fatto? Arriviamo con una macchina che effettivamente segue quello che è un po' la linea del mercato, vale a dire con una SUV, con un SUV appunto elettrico. Lo facciamo secondo la filosofia Subaru, che sicuramente ci differenzia un po' da dai marchi che ci sono attualmente sul mercato, e lo facciamo volendo mantenere intatte quelle che sono le nostre caratteristiche, sia per quanto riguarda le performance dinamiche, di filosofia costruttiva, e sia per quanto riguarda un po' quelli che sono i pillars del nostro brand e i pillars anche dei nostri prodotti, vale a dire di avere una macchina sicura, una macchina divertente, una macchina che dura nel tempo. Adesso poi con l'elettrico, grazie soprattutto alle performance che possono dare i motori elettrici di per sé, abbiamo delle macchine che possono anche essere interessanti dal punto di vista delle prestazioni dinamiche. Sensazioni di guida confermate durante la prova organizzata ad hoc per assaggiare il comportamento off-road della prima Subaru elettrica. Grazie alla nuova piattaforma che consente di collocare il pacco batteria agli ioni di litio da 71,4 kWh sotto al pavimento, come parte integrante della struttura, si può contare su un baricentro più basso possibile, su un'altezza da terra minima di 21 cm e su un'elevata rigidità torsionale. Per quanto riguarda il gruppo propulsore, Solterra adotta un motore a corrente sincrono per ogni asse, con potenza totale di 218 cavalli e accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 7 secondi, che realizza la trazione integrale priva di albero di trasmissione. Tecnologie che assicurano tanta sicurezza e un piacere di guida nel fuoristrada molto simile a quello delle Subaru con motori termici che continueranno a essere in listino. Lunga 469 cm, si pone come dimensioni tra la Forester e la Outback, coprendo un segmento del mercato nuovo senza cannibalizzare prodotti già esistenti. L'autonomia varia tra i 465 km della versione con cerchi da 18 pollici e i 414 della 20 pollici. Il listino parte da 59.900 euro.